Una media di 25 furti al giorno, 3 dei quali in abitazione, un procedimento ogni 2 giorni per maltrattamenti in famiglia e uno ogni 6 per stalking. 521 in un anno i reati ai danni di minorenni e persone disagiate, 286 i reati contro la pubblica amministrazione, 377 i procedimenti per droga, 85 quelli per bancarotta, 31 per sfruttamento del lavoro, 4 infortuni mortali sul lavoro, 7 morti per incidente stradale. È la panoramica che la Procura di Prato ha presentato oggi in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario. Prato, ha scritto il procuratore Giuseppe Nicolosi al procuratore generale di Firenze Marcello Viola, è un importantissimo crocevia di flussi migratori, affaristici, economici e criminali. Prato dunque ha consegnato il suo biglietto da visita, che è lo stesso da anni ormai e che trova puntuale conferma nei numeri del lavoro svolto dal procuratore e dai suoi sostituti. Un lavoro che passa anche da una organizzazione che prevede che i fascicoli relativi alle notizie di reato di pronta definizione finiscano tutti sulla scrivania di Nicolosi, in modo da consentire ai sostituti di dedicarsi in modo più approfondito alle indagini complesse. Un metodo di lavoro che dal 2015 a oggi ha permesso di ridurre a meno di 5.000, partendo da 14.000, il numero dei procedimenti pendenti. Articolata la relazione della Procura di Prato, che passa in rassegna le inchieste più importanti dell'ultimo anno, dal duro colpo allo spaccio di droga nella zona di Piazza della Stazione, Piazza San Marco e Piazza Mercatale, allo smantellamento delle associazioni a delinquere finalizzate allo sfruttamento del lavoro e della prostituzione, dalla scoperta di truffe ai danni della pubblica amministrazione in occasione degli appalti per la fornitura dei dispositivi di protezione individuale durante la prima fase di emergenza sanitaria, agli abusi sessuali su minori, dai maltrattamenti in famiglia ai reati di natura economico-finanziaria, alle indagini su appartenenti delle forze dell'ordine accusati di aver organizzato una rapina. Inevitabili riferimenti alle carenze di personale. È necessario, parole del procuratore, ribadire la grave disparità di condizioni tra l'ufficio della procura pratese e gli altri circondari del distretto, che godono di una media di 10-15 dipendenti in più.